Per tutti gli amanti di Destiny, oggi torniamo con uno spumeggiante video sul titolo Bungie. Peccato che sia stato registrato tipo un mese e mezzo fa. Ad ogni modo, spero che vi possa piacere. Lasciate un bel mi piace. Ci vediamo venerdì su Battlefield. Godetevi il video. Buona visione. Bella a tutti ragazzi, qui è Giudazzi che vi sta parlando, bentornati in un nuovo video su Destiny. Eccoci qui ragazzi con la nuova versione del gioco, la 2.4.1. L'hard mode è stata rilasciata, il livello luce 400 è ora disponibile. Questo è il mio titano a 386 e sarà lui che oggi inizierà insieme a noi un nuovo viaggio nella speranza di arrivare a 400 punti luce. Ovviamente andremo per gradi, quindi oggi cercheremo di arrivare a 390. Comunque 4 punti luce in più non fanno per niente male. Come vedete ragazzi, ho ben 1147 particelle di luce. Quindi oggi raga andremo a fare un investimento enorme nella nostra fazione, ossia l'orbita morta. Eccoci qua, giovani Arak. Già, sembra un nome di Star Wars. Tuo aiuto è prezioso. Vediamo un pochettino, io penso che solo con una siamo già a 16 grado, è fantastico. Allora possiamo prendere un'armatura, un'arma o un'armatura multicromatica orbita morta. Cosa cazzo significa? Prendiamoci un'armatura, petto e gambe. Spettro e gambe, gambe a 388, il che va bene. Lo spettro a 388, il che va benissimo. Va di particelle. Vabbè, si sale abbastanza. Infatti mi ricordavo le particelle facevano andare un botto. Più o meno sono 100 ogni livello, sembra. Torace e marchio. Torace a 389? 388 sempre, marchio a 389. Let's go, verso l'infinito ed oltre. Come on. Oh, allora, scegliamo ancora l'armatura. Elmo, GGVP, elmo 388 e si vola a 387, raga. Vai, ancora armatura. Io direi di provare anche un'arma però, 388, molto buono. Mi servirebbe, diciamo, l'artefatto. Mi servirebbe un botto l'artefatto. Chissà se il maestro Rahul ci vende qualche cosa di interesting. Ho avuto un'idea assai migliore, ossia andare da Eris e riscattare anche da lei il bello fazione. Accetta ricompensa, per favore. Tu scherzi, figlia della merda. Lord Shax invece, please, dammi un'arma a 389. Buono. Non ci arrendiamo, andiamo alla riscossa di nuovo dal tipo là di Star Wars, che non mi mette già qualcosa. Guarda quanto sostegno ti do. Vai. Un altro cecchino. Io sapevo che non dovevo aprire un'altra arma. 388 e ti pareva. E adesso qua si comincerà con la roba inutile, ne sono più che sicuro. L'avete visto, raga? Avevamo tipo 666 particelle, precise. Ah, ma raga, perché vaffanculo, prendiamo qua sto coso, eccoli qua, la roba. Eris ci ha dato qualcosina. Il marchio ce l'abbiamo a 389, ma le braccia invece no. Ecco qui, braccia a 389, olè. Potremmo arrivare a 388, raga, Devo dire che pensavo che si salisse molto di più. Proviamo tipo con le parti d'arma, no, pochissimo. Materiali per armatura, pure là pochissimo. Vediamo un pochino con le sintesi pesanti. Pochissimo. Film metal, affanculo, per forza particelle. Oh. Gambali, ce l'abbiamo a 388, sicuro a 389, vero? Oppure ho flashato un 390. Oddio, ero tipo troppo. Ero convintissimo. Ho fatto una faccia che ero tipo troppo convinto del 390. Non ce l'ha data, quindi non ci ha dato la pesante perché avevamo tenuto lo slot disponibile. Cecchino a 390 più spettro a 389. Dai, lo spettro a 389 è fantastico. Allora, ci mettiamo un attimo questo. Scartiamo questo. Qui tipo scartiamo questo e ci prendiamo la roba. Let's go. Hey, oh. Saliamo per forza a 387, spero. Cioè 388 volevo dire. No, non ci saliremo mai. Aspetta, forse 388. Let's go. Raga, però ci servirebbe un botto. Proprio un botto, una pesante. Poi però vabbè, per non parlare dell'artefatto, che quello, bah. Cioè ma tipo raga, cioè guardate cosa ho scoperto di avere su altri PG. Questi. Cioè Eris Morn, io ti compro tutto il chiosco, non so se ci siamo capiti. E tu mi darai una merda di artefatto. Please. Ma voglio vedere quanto sale questa roba. 50. No, vabbè, tu non ti regoli, frate. Invece vorrei provare a fare un'altra cosa, ossia andare a procurarmi altre particelle di luce. Perché è da un botto che non lo faccio. Però mi ricordo che l'oratore è un'ottima fonte di particelle di luce. Cioè tipo, raga, ma voi li avete mai avuti questi? I frammenti energia ascendenti e frammenti energie radianti.
Sei proprio volta di vetro e crota a manetta. E ce n'ho ancora abbastanza. È arrivato il momento di utilizzarvi, di fare il vostro sporco dovere. Vediamo, particelle di luce. Però, cazzo, ce ne dà alla fine molto poche. Vai, vai, a manetta. Ok, se vado ancora così, raga, mi droppa un botto di particelle di luce. Pensate, guarda quei lumen come finiscono. I lumen come finiscono oggi qua. Io direi, ragazzi, di tenerci un 150/200 particelle di luce per fare varie infusioni e cose varie, che sicuramente farò in questi giorni, per appunto salire di luce. Quindi andiamo a sfruttare le ultime nostre risorse. Allora, io vorrei un'arma, che è la pesante. Noi ci riproviamo, raga, ci proviamo ancora una volta con l'arma. Però ho dei seri dubbi, nutro dei seri e grandi dubbi. Beh, il chiave di volta, tra l'altro, a 3,89, manco a 3,90. Raga, direi di riprovare ancora con le armature, perché penso che sia la cosa migliore. Sì, combatterò per l'orbita morta, guarda quanti soldi ti do, figlio della merda. Ah, mi sa, raga, sì, io direi che questo è l'ultimo pacchetto. Quindi, per favore, non voglio fare questo, non voglio rischiare, perché ci dà una cagata. No, premuto A! Che culo, raga. Che culo, perché avevo premuto arma, non armatura, 3,90, sì. Ma che culo proprio, sculati male, raga, sculati male. Alla fine quest'oggi non ci è andata per niente male, perché se non fosse per l'artefatto potremmo tranquillamente arrivare a 3,89 e qualcosa. Ad ogni modo, raga, queste sono le particelle di luce che ci sono rimaste, 147. Eravamo partiti da 1100 e qualcosa. Quindi ne abbiamo utilizzato una quantità stratosferica. Droga e ci si innamora, pensavo alla coca. Non esiste droga che sia più idiota, a parte la ruota. Quindi eccoci giunti anche quest'oggi alla fine di questo video. Spero ovviamente che vi sia piaciuto e che vi siete divertiti in mia compagnia. Come ho detto nell'intro, venerdì ci vediamo con un video fantasmagorico su Battlefield. Poi prossima settimana dovrebbero uscire SRL su Destiny, Drago Corsa insieme agli altri e magari una bella streaming. Quindi raga, belli carichi. Ci sentiamo domani o nei prossimi giorni con un nuovo video. Keep calm e sei strafatto. Bene, ragazzi.